Contemplando il Dio bambino, aveva detto Papa Francesco questa mattina alle delegazioni che gli donavano il presepe e l'albero di Piazza San Pietro, possiamo diventare anche noi testimoni di umiltà, di tenerezza e di bontà. E testimone si è fatto nel pomeriggio. Ha visitato Casa Amica Onlus, una struttura di Trigoria, periferia sud della capitale. Accompagnato dalla presidente, ha incontrato persone malate con difficoltà economiche molto gravi che hanno bisogno di cure ospedaliere continue e i loro familiari. In maggioranza sono italiani provenienti dalle regioni del sud, costretti a spostarsi presso il campus biomedico, l'Istituto Tumori Regina Elena e l'ospedale Bambino Gesù. Ma anche bimbi arrivati dal Nord Africa e dall'Est Europa. Loro vengono dal Marocco. Il Marocco? Sì, sì. La malata. E, la malata. E quando torni a casa? Domani. Domani? Domani. Sei contento? Prima di salutarli ha lasciato una pergamena a ricordo e consegnato alcuni doni. Poi il Papa si è recato presso la comunità terapeutica riabilitativa Il Ponte e l'Albero, in uno dei ponti del Laurentino 38, quartiere difficile. 12 giovani con disagio mentali e gravi problemi familiari. Si è seduto con loro, li ha ascoltati ed incoraggiati, mentre nel frattempo arrivavano in comunità anche alcuni genitori, commossi per questo gesto di vicinanza. E chi non è arrivato in tempo ha potuto parlare con lui per telefono. È andato via, testimone di misericordia, lasciando in dono un grande panettone di 10 kg per le prossime feste.